Ciao amici e ben ritrovati qui alla Malibu Academy con il progetto Io resto a casa all'interno di Wild. Oggi vi faccio vedere un altro piccolo circuito che potete fare serenamente a casa senza l'ausilio di nessuna attrezzatura. Come forma di riscaldamento oggi faremo un plank alto con le mani alternate dietro la schiena. Le persone più allenate possono raggiungere con la mano anche la scapola opposta. Le persone meno allenate raggiungeranno i quadranti lombari, quindi rimarranno con le mani un po' più basse, va bene uguale. Quindi l'esercizio verrà così: alterniamo con le mani questa sequenza, vi fate 30 ripetizioni e recuperate un minuto, 30 ripetizioni e recuperate un minuto per almeno 5-6 giri, in modo che vi riscaldate bene. Dopodiché vi fate sul posto uno squat in terza posizione. La terza posizione non esce fuori dall'asse delle spalle, quindi rimane in corrispondenza proprio delle arche, del cingolo pelvico, e andiamo giù dritti dritti. Ci facciamo almeno 10 ripetizioni per 5-6 serie. Ricordatevi la regola dello squat e degli affondi, che è quella di non superare con il ginocchio la punta del piede, proprio per non andare a sollecitare la struttura tendinea e legamentosa di tutta l'articolazione rotulia del ginocchio. Poi ci faremo degli affondi frontali e inversi combinati. Noi li abbiamo fatti nelle precedenti lezioni, nelle precedenti puntate, li abbiamo fatti o frontali o inversi. Oggi invece li fate alternati insieme, quindi l'altra gamba diventerà la gamba perno, ferma a terra, e noi andremo a fare un affondo inverso e un affondo frontale. Un affondo, mi sposto un po' più dietro, un affondo inverso e un affondo frontale, alternato. L'altra gamba rimane ferma sul posto. Vi fate 10 ripetizioni da una parte, 10 ripetizioni da un'altra, per almeno 5 serie. Ultimo esercizio per le gambe. Faremo delle traslazioni laterali sul posto, in squat. Chi ha la fortuna a casa di avere una banda elastica la può usare, perché chiaramente aumenta la resistenza muscolare dell'esercizio stesso. Chi non ce l'ha, va ben uguale, la fa a corpo libero. L'esercizio verrà così, traslando lateralmente, facendo delle piccole traslazioni. E ne fate una quindicina per 4-5 ripetizioni. Terminerei con dei piegamenti a terra, dei push-up a terra, perché il piegamento rimane un esercizio molto completo, indipendentemente dalla posizione delle mani. Vi ho già detto che la posizione delle mani fa lavorare meglio un'inserzione muscolare rispetto a un'altra, sempre della struttura del pettorale e delle spalle. Però rimane comunque un esercizio molto completo, perché va a stimolare anche la parte posteriore, perché un muscolo è agonista e antagonista dell'altro. Questo in questo caso è un esercizio per i pettorali, per la fascia frontale, che è la fascia agonista, ma l'antagonista rimane sempre la fascia posteriore, il dorsale. Per cui è un esercizio che rimane molto completo. Chi lo vuole fare completo, scusate se ripeto questa parola, senza l'appoggio delle ginocchia a terra, lo fa così. Chi ha bisogno di un aiuto, mette un tappetino sotto le ginocchia, mette un asciugamano, quello che c'ha, e si aiuta con qualcosa sotto le ginocchia proprio per non poggiarle a terra. Quindi l'esercizio verrà in questo modo, oppure aiutato con le ginocchia a terra, con la larghezza delle mani appena superiore alla larghezza delle spalle, e fate 8-10 ripetizioni per 4-5 serie, anche 6. Poi chiaramente quante ripetizioni fare per quante serie dipende molto anche da quanto allenati voi siete. Potete fare una decina di giri, come anche 12 o 13, per almeno una quarantina di minuti. Io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana. Dalla Malibu Academy è tutto, un bacio da me e dalla piccola Pippi. Ciao!